In Galles, in una conferenza, si è parlato di lingue comunitarie con spazio anche al sardo, come ci racconta nel prossimo servizio Fausto Orru. Si è svolta in Galles la 19ª conferenza internazionale sulle lingue comunitarie e quest'anno per la prima volta ha preso parte anche l'Accademia de Susardu, storica associazione che da anni si batte per i diritti linguistici dei sardi. L'Accademia ha portato la sua proposta di standardizzazione per la lingua sarda basata sulle due macrovarietà, la macrovarietà lugudorese-nurese e la macrovarietà campidanese. Inoltre abbiamo presentato anche il Mario ortografico normativo del sardo. La comunità scientifica ha ascoltato con attenzione quanto proposto nel progetto Susardu Standard, includere le varietà linguistiche per favorire la rivitalizzazione del sardo. In sintesi, un modello linguistico inclusivo per l'uso del sardo ai fini legali e didattici, basato sulla tradizione sarda. Qui ci sono i più grandi ricercatori e i più grandi professori che si sono occupati per decenni della questione della protezione delle minoranze linguistiche, e il fatto che il nostro lavoro sia stato accettato in un tale consesso ci dà veramente un motivo di grande orgoglio.